Ok, bentornati nell'Orto Entelechia. Oggi luna calante, vi solanum, la giornata è splendida. Io sto cercando di valorizzarla, cominciando da non inciampare nelle mie stesse trappole che poco fa erano state utilizzate, cioè quest'asse era il mio seggiolino. Posto d'onore in cui su questo altro tavolo di fortuna lavoravo per andare a selezionare le piantine migliori, praticamente seguendo lo stesso modello psicosocio-comportamentale che ho usato per selezionare le piantine che poi ho portato in dono a Poli. Queste sono circa 120 piantine per ogni padella, quindi 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 480 piantine all'incirca. E questa è la creme che ho selezionato da praticamente tutti quelli che erano questi, tutte quelle che erano queste vaschette qui, che erano tantissime. Io ho preso le più belle e ho richiuso i buchi di quelle residue, praticamente raggruppando tutte quelle che erano rimaste indietro. Quindi queste sono le seconde selezioni, mentre quelle che abbiamo appena visto erano le prime selezioni. E ancora queste continuano ad essere le seconde selezioni e via dicendo. Ho preso un po' di piantine anche da queste vaschettine qui per rimpinguare, perché di prima selezione ne avevo finita pescando da queste qui. Bene, questo è quanto. Questo è per dire che il progetto Cipolla di Alife Entelechia 2022 è in corso. Forse questa settimana, dal buon Sergio, inizieremo a fare i primi trapianti. Ecco i pomodori che gloriosi partono, ma io sono in serra per un altro motivo. Ah, ecco, a proposito, questi sono tutti i contenitori da 12 che ho svuotato andando a selezionare quelli che ci interessavano la prima selezione. Ah no, altro aggiornamento, ho rinvasato le cipolle di Breme ricevute in dono dal dolce Andrea Sertori, amico e simbionte e sostenitore del progetto Campomadre. Seconda cosa che volevo far notare: le prime lattughe seminate incominciano a essere molto belle, soprattutto queste. Questa è la foglia che deve avere una bella lattughina per il ripicchettamento. E nel progetto Coltiviamo ciclicamente la lattuga, queste stanno spuntando e adesso dovremmo fare un'altra semina. Ma c'è un piccolo dettaglio: non trovo più i semi di lattuga, che dire che era un barattolino di una certa importanza. Quindi bisognerà capire dove è finito. Può essere che l'abbia perso qui in giro, niente di più facile, perché in freezer non me lo trovo più. Però, se un problema è una soluzione, se una soluzione è un problema, facciamo che decidiamo arbitrariamente che adesso passiamo ad altro. Allora, una delle cose che vorrei fare quest'anno, no, aspetta, cominciamo dalle cose semplici. Questo è il seme della cipolla dell'acqua, anche detta cipolla di Sant'Arcangelo, ricevuta in dono da Poli, e un po' di semi, non posso fare a meno di seminarli subito. Quindi, per rimarcare la tradizione che caratterizza quest'anno, le cipolle migliori sono nate in questi contenitori qui, per cui io direi usiamo questi, riempiamoli senza troppe pretese, ma senza neanche troppo poche. Ed
ed è così che mi sto già finendo il terriccio. Molto bene. Stavolta nel terriccio, nella miscela, ho aggiunto anche, oltre alla torba, oltre allo stallatico, ho diminuito il dosaggio di stallatico e ho aggiunto un po' di lombricompost di quel sacco che avevo trovato recentemente, e ho aggiunto una componente importante di terra dell'orto Entelechia, bella setacciata, e quasi quasi lavoro qui dentro direttamente. E infatti la corposità di questo terriccio è particolarmente interessante. Allora, già che faccio la semina, voglio farla degna che sia, cioè degna di essere chiamata tale. Già che gli do l'acqua, cerchiamo di far sì che questi alveoli bevano a sufficienza. E direi che questo è un litro e mezzo d'acqua, che può essere un buon punto di partenza. E ora vai di grossa semina, anzi no, prima faccio il fondino, te lo assesto per far sì che il letto di semina sia il più omogeneo possibile. È veramente necessario? Non lo so, a me viene spontaneo farlo. Ora, questo è il grande momento. Quasi quasi mi metto qui su, perché forse sto più comodo. Però devo dire che, devo ammettere che qui vedo un'apertura strana della plastica. Vediamo se riesco a dargli un rinforzino. Mettendogliene sotto almeno un'altra. Guarda che imbarlume. Dai, così è meglio. Così è meglino. Siamo sicuri di voler fare la semina qui? Ma sì, dai. Ma sì. Allora. Buongiorno, cipolla di Sant'Arcangelo. È un piacere conoscerla. L'idea sarebbe quella di evitare il più possibile di farsi scappare la mano, ma mettere proprio qualche semino, proprio qualche semino, proprio qualche semino. Onde non esagerare, onde non ritrovarsi poi chissà quante cipolle da ripicchettare. Soprattutto devo e voglio lasciare indietro un po' di seme per chi li vorrà prendere in custodia. Quindi ho un motivo in più per essere parsimonioso. E ora un ultimo pizzichino come rinforzino generale, visto che non si sa mai. Credo che mi stia arrivando un messaggio dal me del futuro, che una volta che si ritroverà ad avere tutte queste cipolle nella stagione primaverile avanzata, mi dirà: ma Sochmel, potevi seminare un po' di meno. E io dirò: ragazzi, anzi ragazzo, quella era la cosa giusta da fare in quel momento. Ma
fai, direi che questo è un quantitativo idoneo, né troppo né troppo poco. Ce n'è ancora praticamente il vasetto pieno per gli amici che lo vorranno prendere in custodia. E ora andiamo semplicemente a ricoprire un po' di terriccio, facendo il classico gioco del valorizzare il serbatoio idrico sul fondo. Qui purtroppo la terra si è un po' bagnata dall'innaffiata che gli ho dato, quindi è un po' pesante. Io non amo ricoprire i semi con una terra pesante, vorrei che fosse il più sciolta possibile. E vabbè, e voi mi direte, ma anche se è pesante è selezione naturale, si vedranno quali sono i germogli più forti. Bene, mi avete convinto, ma a pensarci prima avrei seminato di più, avrei messo più semi in tal senso, in modo da poter giocare sui grandi numeri, facendo sì che la selezione ci vada a tenere indietro tutto ciò che non è resiliente, ma avendo comunque abbastanza piantine che saltano fuori. Invece ne ho seminate poche, ma comunque ho fiducia che per quanto bagnatino questo substrato sarà generoso per la crash, per la germinazione di queste cipolle. Ok. E ora si tratta di trovare un posto d'onore per questa padella. Io direi che il suo posto d'onore migliore che potrei trovare qui. Tac. A proseguire la cipollaia. Qui ci sono i cipollotti che mi erano avanzati delle cipolle dell'acqua, ricevute in dono da Poli. Le troviamo qui, vicino alle cipolle di Brene. Così si fanno compagnia. E qui c'è la semina. Benissimo. Già che ci siamo, vorrei andare a vedere come stanno le cipolline. Queste qui, eccole qua. Come stanno queste cipolline qui? Che sono niente di meno che le cipolle tropeane, anzi proprio di Tropea, figlie di seconda generazione delle cipolle ricevute in dono da il buon Carmine e il buon Frank Delano Smith. Mi sembra che sia ora di ripicchettarle, sono belle cicciosine ed è una delle prossime cose che andremo a fare. Non oggi però, oggi no, oggi al massimo contempliamo le cipolle egiziane che crescono a vista d'occhio. Madonna, che potenza incarnata queste cipolle egiziane. Osserviamo il basilico Tulsi, che ancora non nasce, ma ho la sensazione che nascerà presto. Attenzione, eccone uno, eccone altri due, eccone altri tre, eccone un altro, sta nascendo. Benissimo, molto bene. Di sedani rapa ancora non ce ne traccia, però bietole hanno qualche sberloffia. Ah, quanto ci sarà da divertirci a ripicchettare le bietole, il tagete e la calendola. Oh, quanto ci sarà da divertirsi. E fra un po' forse sarà anche ora di raccogliere le lattughe con cui la serie Alpini Rove cominciamo. Bene, ma altro ancora ci aspetta. Altro ancora ci aspetta. Vabbè, intanto dovrei fare un altro po' di terriccio, per cui sapete che c'è, voglio farlo velocemente questo terriccio, eccolo qua. Però un momento, mancano le vaschette, allora ed ecco le vaschette. Chiedo scusa se ho dovuto operare questa piccola distorsione spazio-temporale, ma mi sembrava il caso di accelerare la situazione. Anzi, questo lasciamo qui,
prendiamone una alla volta. Allora, cosa abbiamo qui? Quinoa. Ma che quinoa? Ma che quinoa abbiamo qui? Allora, questa operazione la dovrei fare cercando di vedere le mani pulite, però non mi è immediato in questo frangente. Allora, un momento. Mi servono i cartellini, ovvero, guarda, datemi ancora un secondo il tempo di farli. Ecco le bandierine, belle pronte. Sì, nonostante siamo in Alpini Row, a volte bisogna ottimizzare i tempi. Allora, il concetto è questo, il concetto è che, vabbè, come si sa, come ho detto, ma lo ripeto, io sono intollerante al glutine, nonostante questo mi sto muovendo per produrre dei grani, per riprodurre dei grani antichi, perché i grani antichi appunto hanno un bilanciamento delle proteine tale per cui il glutine è ben proporzionato con tutte le altre proteine del grano, e questo ne facilita l'assimilabilità, la tollerabilità anche in individui leggermente intolleranti come posso essere io. Ma dall'altro lato mi voglio muovere anche per la riproduzione di semi di cosiddetti pseudo cereali, o comunque di cereali che non hanno glutine. Quello che sto seminando adesso è quinoa. La quinoa è una pianta appartenente alla famiglia delle chenopodiacee, quindi è praticamente una sorta di spinacio, se così vogliamo dire. Uno spinacio però la cui caratteristica è quella di avere il seme come elemento mangereccio. Allora, questi semi di quinoa li ho presi su Cocopelli, che è uno dei miei siti preferiti per quanto riguarda il reperire biodiversità, e una volta che mi sono detto dai, compro la quinoa, ho detto ma perché comprare solo una varietà quando posso comprare tutte le varietà di quinoa che sono presenti nel database di Cocopelli, nel catalogo. Allora ho comprato una cosa come credo 16 varietà. Questa è la Golden Afternoon, e allora la segniamo. Golden After, per non stare qui a scrivere cose troppo lunghe. Allora, questa è la Golden Afternoon. Mi patatene. E questo invece è un po' di terriccio con cui io posso ricoprire il seme, che come vediamo ho messo due, tre semini per ogni alveolo. Ecco, la cosa che mi interessa è perché ho messo due, tre semini e non solo uno. Perché almeno 12 piantine vorrei arrivare ad averle. Allora, nella misura in cui non dovessero essere dei semi iper potenti dal punto di vista della germinazione, con una semina un po' abbondante, si scongiura la possibilità di avere dei vuoti. Ok, questo è un po' il concept. Per cui questo. Allora, le varietà che progressivamente riproduco le metto lì dentro, o meglio, le varietà che progressivamente semino. Allora, questa invece è la Caslala, che
Questa è una varietà che dicono che può crescere fino a 2 metri di altezza, il che ci entusiasma. Ebbene, ci tengo a chiarire fin da subito che l'idea di base, anche in questo caso, è di agire secondo la logica delle popolazioni evolutive, per cui queste 16 varietà di quinoa io le ho prese proprio con l'intento di coltivarle insieme e di fare una popolazione. Allora, da un lato io ho già preparato il miscuglio, e quindi ho già le singole varietà tutte mescolate insieme. Però questi sono i campioncini di semi, proprio con il loro cartellino, i colori puri, diciamo, che avevo ottenuto in freezer per ogni evenienza. Allora mi sono detto che okay, io da un lato sono felice di muovermi verso la logica della popolazione evolutiva, però dall'altro mi sono detto, ma vogliamo darci la possibilità almeno di vedere come si comportano le singole varietà, facendo magari una parcellina di moltiplicazione appositamente destinata, appositamente dedicata. E così l'idea è, da un lato, giocare con i miscugli che ho già preparato, e magari fare delle semine dirette. Infatti vorrò poi preparare un angolino apposta per seminare la quinoa già mescolata, questo miscuglio di 16 varietà Kaslala. Kaslala. E dall'altro voglio proprio semplicemente vedere come si comporta una singola varietà. Così se io da una parte ho la mia parcella con il miscuglio e ho tutte le varietà insieme, e dall'altro ho la mia parcella con i settori. Allora io posso anche poi comprendere nel miscuglio che cosa sta crescendo e posso riconoscere le piante che effettivamente saltano fuori. Allora, se poi io nel miscuglio vedo che c'è una pianta, ipotizzo, bassa, con questi pennacchi bianchi e larghi, posso andare a consultare la mia parcella con le varietà singole e andare a scoprire chi è quel fenotipo lì. Allo stesso modo, se ho una pianta molto alta con questi pennacchi rossicci che superano i 2 metri, vado a consultare, andrò a consultare la parcella con le singole varietà e scoprirò che è Kaslala. Kaslala. Già mi affascina l'idea di una quinoa che supera i 2 metri di altezza. Mi affascina a dir poco molto. Quinoa Temuco è un déjà vu, perché io avevo già seminato, avevo già incominciato un progetto del genere, mi sembra nel 2015, nell'epoca in cui ho avuto modo di seguire un progetto che si chiamava Odara Organic Farm e sorgeva nel terreno in cui poi successivamente ho tentato di avviare il progetto delle Paolonie con Manuel in precedenza. I precedenti affittuari avevano avviato questo progetto che si chiamava appunto Odara Organic Farm. Mi avevano coinvolto, li aiutavo e anche lì comunque portavo tutte le mie sperimentazioni con i semi. E già in quel periodo, proprio in quel progetto, ordinai la quinoa dal portale francese Coccopelli. A quell'epoca aveva, mi sembra, 5-6 varietà, non ne aveva 16 come adesso, era molto più scarso il loro catalogo in tal senso. E mi ricordo che la quinoa Temuco era proprio una di queste che ordinai. E feci questo mix di circa 5 varietà, 5-6. Lo seminai e vennero molto belle come piante. E facevamo anche parecchio seme. Seme che non ho più moltiplicato. E da quel 2015-16 in poi ho soltanto regalato questo seme a tutte le persone che ho potuto fino a esaurimento scorte. Allora, cosa è successo? È successo che l'anno scorso ho regalato gli ultimi semi senza rendermi conto che fossero gli ultimi, cioè avrei voluto tenerne un po' per riprodurli. Però mi sono sbagliato, li ho regalati tutti. Allora, quando quest'anno mi hanno chiesto se avevo della quinoa, io
Io tutto fiero ho detto di sì, perché cavolo, l'ho riprodotta nel 2015-16, un seme ancora molto, molto buono, ancora buona germinazione, un seme molto rustico. Poi quando sono andato a scandagliare i freezer non la trovavo da nessuna parte e mi sono ricordato, ho realizzato che l'avevo finita. E quindi, grave disonore, per non cadere nel, così, nel peccato, nella profondità del peccato commesso, ho detto ok, facciamo che questo problema diventi una soluzione il più velocemente possibile. Allora così sono tornato su Cocopelli e ho comprato 16 varietà di quinoa, ma non solo, ho preso anche una decina di varietà di miglio, così adesso c'è quinoa tra virgolette per tutti, o almeno per chi vorrà prenderla in custodia. Qualcuno l'ha già ricevuta, qualcun altro la riceverà a breve, e niente, anche il miglio è uno di quei cereali, se non sbaglio senza glutine, che mi interessa riprodurre, e anche col miglio voglio provare a fare una bella popolazione evolutiva. Guarda qua, guarda qua, tac, ho fatto cifra tonda, 2 semi per alveolo e ho fatto cifra tonda. Cosa vuol dire fare cifra tonda? Vuol dire arrivare a mettere 2 semi per ogni alveolo e avere poi la mano vuota. Io amo fare cifra tonda, ovvero calcolare inconsapevolmente, istintivamente, proporzioni prima di agire. E succede molto raramente, ma quando succede mi entusiasma. Allora, Peppermint. Anche questa è alta 2 metri. Ma figli miei, ma che è sta moda adesso delle quinoe che sono alte 2 metri? Peppermint. Pepper. Spero che in questa Peppermint ci siano dei sentori di pepe e di menta, altrimenti manderò una mail a Cocopelli sgridandoli. No, scherzo ovviamente. Ora, visto che le varietà abbiamo detto che sono circa 16, secondo me qui alla fine della fiera questo lavoro andrà fatto a più riprese. Però, ovvero, 8 vaschette mi copriranno questa padella qui, sono 8 varietà e almeno dovrò preparare un'altra padella. Ma andiamoci dietro. Ecco, White Spike era un'altra di quelle che avevo già... coltivato nel precedente miscuglio. La cosa che mi rincuora, la nota dolce di questa storia un po' amara con cui ho concretamente finito i miei semi di quinoa, la cosa che mi rincuora è il fatto che comunque su Cocopelli sono riuscito a ritrovare praticamente tutte le varietà che avevo perduto. Quindi non le avevano esaurite, ecco, erano ancora lì a disposizione. E poi ecco, appunto, ci tengo a sottolineare come un grave disonore, come il fatto di aver perso un seme, sembra un grande problema, ma poi alla fine è diventato uno stimolo per espandere la culla genetica della quinoa. Cioè, se non avessi finito i semi, quando mai mi sarei messo a cercare altre varietà di quinoa? Quando mai avrei pensato di tornare su Cocopelli, comprarne 16? Non l'avrei fatto probabilmente, quindi in un certo senso, pensiero consolatorio, sono felice di aver... sono felice che sia andata così.
questo non vuole essere un invito o un monito per dire che bello, sì, esauriamo le scorte dei semi, che tanto è uno stimolo positivo. Assolutamente no, non vuole essere questo, ma vuole più che altro essere un invito, soprattutto a me stesso, per dire, ma magari periodicamente sarebbe bene, comunque a priori, anche se uno i semi ce li ha, fare ricerca, espandere le proprie collezioni e non accontentarsi, nel senso non sedersi sugli allori, essere sempre felice per ciò che si ha, certamente, ma senza tramutare questa felicità per ciò che si ha come uno spegnere l'istinto verso la scoperta, verso l'apertura, verso nuove varietà. Ecco, questo mi sento di dirlo. Quinoa Linares, questa ce la raccontano come una quinoa alta 1,5 metri. Questa è anche bellina. Vuol dire che ultimamente Cocopelli ha fatto un packaging, secondo me, molto più carino rispetto al passato. Linares. E quindi io praticamente con questi semi sto andando, tra virgolette, a intaccare quello che normalmente io potrei identificare come i semi per i tempi duri. Cioè, quando prendo un seme, la prima cosa che faccio è ne faccio un piccolo backup, lo tengo in freezer, perché non si sa mai. Ok. Allora, avevo estratto già le quantità che mi servivano per il miscuglio, e ho detto, dai, lascio questi piccoli campioni, questi piccoli quantitativi in freezer come catalogo, perché non si sa mai. Per fortuna che sono stato abbondante, così adesso, cioè, non ho messo via tipo 10 semi o 5 semi, ma ho messo, insomma, il fondo della bustina, come si può vedere. E grazie a questa mia anomala, ma neanche anomala, perché in realtà io tendenzialmente faccio così, però questa, come si dice, che è fuori dai manuali, questa atipica, attitudine, grazie a questa atipica attitudine adesso ho potuto prendere i semi per farci questa semina. Sulla base dell'esperienza della coltivazione che feci nel 2015, posso dire che la quinoa è una pianta molto interessante, molto rustica, alla stregua dello spinacio a treplice, se mi permettete un parallelismo. Appunto, lo spinacio a treplice, come la quinoa, è appunto una chenopodiacea, e se possiamo dirlo, diciamolo una volta per tutte. Tutte le chenopodiacee sono piante meravigliose e rustiche, tranne lo spinacio coltivato. Ok. Notiamo come l'anulare sia il dito destinato al creare i solchi per piantare i semini. Poi mi asciugo le manine nei pantaloni. E via con un'altra varietà, Apeleua, con la doppia V. Chissà che ci rappresenta il concetto di Apeleua. Vabbè, allora, so che magari qualcuno preferisce i video in cui io parlo di più, però per me la semina è anche un momento in cui è abbastanza bello, secondo me, il silenzio, l'ascolto, la contemplazione.
tregua. Pelewa. Questo sì che è un terriccio soffice con cui coprire le proprie vaschette. Allora, vediamo quale sarà l'ultima varietà per questo plateau. Cadmo. Quinoa cadmo. Il semino è bianco e rossiccio. Mi piace. Mi piace una quinoa bicolore. Troppi. Troppi, 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 troppi. Ecox C. Quinoa bicolor. Chissà se il seme bianco dà la quinoa bianca e il seme rosso dà la quinoa rossa. O se su ogni pianta abbiamo semi di colore diverso. Perché se fosse che il bianco del bianco e il rosso del rosso, allora ci troveremmo davanti a una popolazioncina. A una piccola popolazioncina. Qui dall'immagine i pennacchi sono due e sono tutti e due bianchicci, quindi potrebbe essere tutta una sua caratteristica. Abbiamo detto che si chiama cadmo. Cadmo. O ciadmo. Olè. E mi rendo conto che la quinoa è una pianta che quando tu magari la compri in un alimentare non è che c'è tanta diversità di scelta. Ho la sensazione che anche la quinoa a livello industriale sia abbastanza standardizzata. Quindi anche in questo caso, viva l'autoproduzione, viva la custodia di biodiversità degna di essere chiamata tale. Eccoci qua. Allora, il pomeriggio è partito con le semine delle cipolle, continua con le semine delle prime 8 varietà di quinoa e continuerà qui con le altre 8 varietà. Probabilmente il miglio lo rimanderò domani perché incomincia a tramontare la stella madre e io avrei alcune cose da fare. Pertanto, io vi auguro buon attimo presente e vi voglio bene. E vi saluto su questa bellissima carrellata di questi bellissimi pomodori che sono i primi ad aver risposto all'impulso della vita partendo dalle basse temperature di fine febbraio, di fine gennaio, ovvero di Galaverne. Bacetti.